Ciao ragazzi e ragazze, ciao interiste e interiste, ci stiamo vedendo spessissimo in questo periodo. Video post Parma Inter 1 a 2. Quali sono le tre immagini di questa partita orribile, secondo me? Come non dire il gol di Alessandro Bastoni. Alessandro Bastoni che entra e tutti diciamo: ma come entra Bastoni? Toglie un difensore, quindi non mette un altro attaccante, difensore per difensore, ma semplicemente Godin sarà molto stanco, fatto una partita orribile, probabilmente lo mette semplicemente per disperazione. E invece no, Bastoni si fa trovare colpevolmente per la difesa del Parma da tutti i punti di vista, da solo in mezzo all'area piccola, meglio spostato a sinistra nell'area piccola, si gira di 90 gradi con la testa e insacca in porta. Che dire, termina la torsione a 180, parte a correre, bacia la maglia, bacia lo scudetto dell'Inter. E sappiamo di avere un campione in casa. Sappiamo di avere un campione in casa e chiunque ne abbia dubitato negli anni, o meglio, in questi mesi, dovrà ricredersi e si ricrederà per un motivo molto semplice, perché Bastoni, ed è per questo che è l'immagine, secondo me, una delle tre immagini della partita, Bastoni rappresenta il lavoro dell'Inter verso il futuro, rappresenta un investimento nel futuro, rappresenta quello che diciamo possiamo dire è proprio i semini che si mettono, ecco, quello che sono i semini che si mettono lungo la strada, lungo la via, per far sì che questa squadra poi diventi una squadra davvero competitiva. Immaginate che Bastoni alla sua età è già così forte, abbiamo un vero prospetto in casa e devo dirvi la verità, secondo me, ad oggi, considerata l'età, considerato il ruolo, considerato come dire, anche lo status della squadra, facendo un paragone con gli altri, in assoluto il prospetto più importante. Immagine numero due, il gol di Gervinho. Quando l'ho vista ho detto: questa è un'immagine della partita, lo sarà per forza, a prescindere dal fatto che si vinca o si perda. Sul gol di Gervinho la nostra difesa balla, si fa infinocchiare letteralmente da Gervinho, cosa che ha fatto purtroppo anche su alcune altre occasioni con Kulusevski, con lo stesso Gervinho, con Cornelius che sbaglia una cosa incredibile davanti alla porta. Ecco, simbolo della condizione più che fisica, secondo me, mentale dell'Inter. Siamo indietro, siamo mentalmente tremendamente indietro e fisicamente forse ancora un pochino di più. Speriamo che comincino a ingranare, anche se col caldo che avanza ho serissimi dubbi, quindi mi auguro solo che per l'Europa League riusciamo a riprendere un pochino di energia, perché sarebbe proprio un peccato buttarla alle ortiche. Terza immagine della partita è la partita stessa e probabilmente il fischio finale in cui si sono tutti abbracciati. Partita orribile, però si vince. Spiegatemi perché per le altre squadre, diciamo, giocano male, fanno brutte partite, ma vincono. Quando invece riguarda noi è vince, però ha giocato veramente male. Ecco, io non ho piacere a far notare che abbiamo giocato male e abbiamo vinto, ma le grandi squadre sanno fare anche questo. Per cui siamo scontenti, siamo incazzati, speriamo di vedere di più e di meglio. Non ci piace che Conte si fissi su certe cose, bla bla bla. E alcuni singoli, tra l'altro, in qualche performance sempre molto opinabile, ma fatevelo andare bene. 3 punti e a casa. Stop whining e amala sempre.